avevamo appena sconfitto uno dei lord. Oltre ad aver sconfitto il primo lord, abbiamo anche sviluppato il personaggio quel minimo che basta per poterci finalmente sentire in G-Rank, ok? Abbiamo il Golem Gavel, un martello che ci toglie un pensiero importante, specialmente nel progresso G, ossia la cote. Il bianco non lo raggiungiamo, anche avessimo Handicraft non lo raggiungiamo. Questo è ovviamente un difetto, è ovviamente qualcosa di quasi imperdonabile all'interno del G-Rank, ma pur vero che il row è talmente alto, gli slot sono talmente tanti e il set talmente buono che per ora, pur se ci troviamo ancora nel I-Rank con l'armatura, ragazzi, ci sta, assolutamente. Siamo perfettamente in grado di capire quanto è sbagliato avere un'armatura I-Rank oggi insieme. Il Master Rank 4 che stiamo giocando in questo momento sembra essere il classico turning point. Per chi non conoscesse il turning point in Monster Hunter, è il momento nel quale capisci che continuare a giocare con il set della difficoltà precedente è inattuabile. Ok? Abbiamo scoperto, tramite questo primo mostro del Master Rank 4 di trama, la sua Urgent, che venivamo pressappoco bisciottati da attacchi che in Monster Hunter, nonostante la mobility, non sono così mirati da schivare, men che mai in blind. Siamo arrivati un po' al capolinea, ma per ora teniamoci questa build, perché questa build attualmente è ovviamente davvero, davvero, davvero buona, con delle abilità che, diciamo, possiamo considerare piuttosto serie per essere nate in high rank, ok? Speed Sharpening non ci serve però, onestamente. Speed Sharpening davvero non ci serve più come un tempo, ma non ci interessa adesso fare min-maxing di questo tipo, ok? Esatto, Lost Dedicated, come dice questo ragazzo, un set meta HR te lo puoi portare anche fino a Monster Hunter Rank 5, ti metti il fiorito della salute e ci sei. Infatti io credo di avere il fiorito della salute. Se non mi sbaglio ho avuto lo stesso input mentale, perché fondamentalmente non è così importante massimizzare il DPS quando non sopravvivi. Ma invece no. Invece no. Ecco. No, invece sì. Health up. No, no, sì. L'absolute mi sembrava il... No, il non è il... Sì, ok, sì, quello giusto. Il rosso mi sembrava sul danno, ma no. Quindi, allora. Wow. Quanta roba. Un Barioth. Quanto è bello il G-Rank di Ryze. Quanto è migliorato il G-Rank di Ryze. Ma in realtà siamo a MR3. È ancora presto. Oh, i mostri crittano? Ma... in Sunbreak? Grazie, Diffuse. Raidburst. Ger Turner, grazie di cuore. Perché non ho mai sentito parlare né mai ho visto crittare un mostro di Monster Hunter. Fare un critico un nemico in Monster Hunter? Davvero? È confermata questa cosa? No, scusate se sto smanettando molto con i menu, ma stavo semplicemente togliendo i punti esclamativi per... Gone Goats. Oh. Allora. Vorrei, in nome anche del contenuto da fare all'interno di Monster Hunter, fare un sondaggio. E vorrei in questo caso non disturbare nemmeno la moderatrice. E chiedervi una cosa. Nel mentre va a scatti, ma solo perché non sono in game. Mica vero. Sì, no, è perché... A cosa diavolo
Avevo esagerato. Non posso streamare. Non posso streamare con il super sampling. Scusate. Mea culpa. Ok, allora, Paul. Allora. No, il sito delle poll. Il sito dei sondaggi è stato chiuso? Oh mio Dio, i sondaggi che abbiamo fatto per anni. Non c'è più, internal server error. No. Oh, speriamo che tornino. Foreclose, allora ti chiedo un favore. Potresti fare un sondaggio che io commenterò a schermo, chiedendo ai ragazzi come accadde per la 12 ora. Per la 12 ore. Tre opzioni. La prima opzione è fare solo e unicamente rush di trama. Ok? Quindi main quest, meglio key quest, perché conosciamo Strunter, urgent, per andare avanti. Opzione 2. Fare solo trama e rush più follower quests. 3. Completismo. Ok? Mentre facciamo questo sondaggio, io faccio il Barioth. Ah, no, in realtà non... Vabbè, sì, facciamo il Barioth, dai. Take Trickster, grazie. Avete fatto accendere il sub goal. Sono contento, grazie di cuore. Allora, qui abbiamo nulla a lavoro, vero? Ok. Il melding ancora non è buono. Io però ho un talismano decente finalmente, vero? Tu cosa vuoi? Mi serve un favore. Andiamo al punto. Ok, Fio non mangio prima della quest. Beh, direi che è abbastanza ovvio che i mostri si indeboliscano se non mangiano. Ah, ok, d'accordo. Beh, complimenti per la domanda piuttosto ottusa. La tua curiosità scientifica la ammiro. Quello su cui investi le energie un po' meno. Allora, io ho... Ah no, io avevo trovato dei buoni talismani. È vero. Avevamo trovato questo, che era buono. Questo che aveva le due fine... Insomma, potevi metterci dentro due slot, che è importante. Questo era buono, anche, ma insomma. Alla fine, dai. Ok. Esatto, il 3-2, Mixtly, bravissimo. E infatti l'abbiamo trovato. Bene. Direi che ora possiamo rinfocillarci l'item loadout. Oh, vai, cosa sto facendo? Questo. E sì. Aspetta, facciamo un controllo. No, no, Play Online ancora no. Per il 52% ha vinto solo trama. Significa che andremo avanti con le key quest dopo il Barioth. Allora, così che io possa fare una caccia da solo e prenderle in maniera invereconda. Buddy Scout non ci interessa, vero? Ah, forse... Forse dei Palamut servirebbero ancora. Forse dei Palamut ancora servono. Ma va, tempo al tempo. Loro qua stanno ancora in viaggio. Di Ergosi ha ancora tutto attivo per tre quest. Ma di Dojo stanno ancora lavorando.
Ma quindi livello 50 è di nuovo il cap? Ok. Il Barioth mi scoppierà. Mamma che bello sto martello! Ma è bellissimo! Ok, puoi andare in quest con alcuni alleati chiamati follower. Ognuno di loro ha le proprie preferenze in armi e stile. Capire le loro capacità individuali è la chiave del successo. Vabbè, ok. Carino. Mamma mia. Perché non posso avere dei menu ordinati? Più che altro stavo cercando dove si trova. Comunque, come potete notare, Monster Hunter è un videogioco che è pieno di sottosistemi, un'infinità di sottosistemi, eh. È una cosa che ho sempre adorato perché lo fa sembrare estremamente elitario, ma... Dai! Oh... Non solo c'è Codex sui singoli NPC di Outpost, ma c'è anche Mira. Follower info. Usa la Charge Blade. Ok. Ok. Allora, ricordiamoci una cosa. Io... Io per ora sono messo così male, capite? Sto giocando così poco a Monster Hunter in questo periodo. Che le nuove aggiunte di... Devo stare molto attento a impararle. Di nuovo. Ok. Allora... Questa sarà la nostra caccia. Stiamo molto attenti. Cercherò di prenderla molto sul serio perché... Ah, ma non ho la... Non ho modo di prenderla sul serio perché non ho l'armor skin. Puoi letteralmente usare solo il martello blu con spam di carica. Il martello... Non è viola? Vabbè, sì, blu. Sì, diciamo che sei blu. Beh, a me piace fare le cose un po' più complesse, lo sapete. Il martello è un'arma, diciamo, easy to learn, hard to master. Però... Vediamo se... Ok. Sapete qual è una cosa che dobbiamo veramente, veramente, veramente imparare? La posizione dei ragni schiantatori. Perché il Clutch Claw iniziale di Iceborne a inizio battaglia è un modo perfetto per introdursi al combattimento. Minchia, sei cresciuto! Bene, eh? Saranno orgogliosi di te i genitori. Mazza, 200 danni su una zona non debole. È una magia, eh? Giusto, Bario. Ok, ok, ok. Ok, ok, dovremmo esserci con i danni, dai.
avido. Figuriamoci, un Barioth non l'ho scombato da Iceborne. No, non è vero. Questa sarà veramente tosta. Ah, giusto, non è? Ho sbagliato martello. Adoro i mostri, porca miseria. Quasi carta che è un piacere. Però non si ferma bene. Speravo si girasse. Non posso ancora fare predict ai nemici, qua. Sto cercando di stordirlo con tutte le mie forze, ragazzi. Per ora un moveset molto monotono. Quindi. Eccoci qua. Ti prego riprenditi, amico, perché io non mi metto a perdere i turni a curarti adesso. Quanto male fa sto coso comunque, eh? Capito. Che pirla sono stato. Amico mio, io non posso tirarti su, cioè. Fammi insieme. Oh, bravo. Wow, 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 chi mi ha fatto un morso di Naper Armor? Oh. Mica ho il Rocksteady, cioè. Ok, adesso spacchiamogli dopo la testa. Martello è stupendo, il modo in cui lo uso non più, però è bellissimo vedere come senza slugger si è stato stordito così velocemente colpendolo in testa. Certo, colpire in testa un Barioth non è esattamente la cosa più semplice del mondo, ma wow, GG, funziona come arma. Ah, e dire che ho anche rollato, ma mazza, dai, ho anche schivato. Un po' perfetto, ma dai! Ero convinto di stordirlo, di farlo flinchare. Perfetto. Ok, questo ora lo facciamo. Ora qui siamo da soli. Conviene fare le cose per bene. Quindi approfittiamo. Abbiamo amici a disposizione. Certo, non devo sbagliare, ma oh. Vediamo. No, ho sbagliato. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non dire andare, amico. Vabbè. Speravo in quello spazio di riuscire a schiantarli, ma... vabbè, che se ne frega.
Oddio, sono molti danni in realtà, eh. Potrebbe valer la pena inseguirlo, specialmente quando ancora non sono con un DPS abbastanza alto per mancanza di expertise recuperata. Questa è stata una bella mossa, dai. Oh, oh. Ce l'ho fatta, eh. Dai, spacchiamoti lei, dai. E un'ala è rotta. Bello cacciare per distruggere i pezzi senza impazzire sulla testa ogni tanto. No, questo no. Non si può fare a nessuna difficoltà sta roba. Mi spiace, ma... Speravo di... vedere meglio le ali colpendo così, ma... Una sola è rotta, no? L'altra è intatta. Merda, che è successo? Mi ha fregato... con un movimento. Sono tutte rotte, ah! Allora potremmo fare una cosa divertente. Potremmo fare una cosa divertente, vedete, guardate. Non ci corre dietro nessuno. Non stiamo inseguendo la fretta, no? Facciamo una cosa figa. Facciamo una cosa figa. Facciamo il cacciatore. Facciamo i cacciatori. Ma io Water Strike... tendo a usarlo molto di rado finché non sono pronto e ho una difesa abbastanza abile. Perché non è proprio una buona idea. Non è proprio una buona idea. Come se la cava? Contro gli urli? Sì, è vero. Ah, al posto di rollare posso provare a utilizzare Water Strike, è vero. Serve da capire o da ricordarsi come siamo messi col Barioth rispetto alle difese drago, però vediamo se riusciamo a tagliargli la coda. Danny, Anthony Sam, Kobal Wakiba, Dr. Watts, The Foxy, grazie. Di cuore. Vedete che con le mappe sono tornato un po' rugginito. Che fai? Che fai? Mamma mia, correre, correre con l'analogico è di uno scomodo per scalare indicibile. Guardalo come sta tranquillo. Oh, che pirla, come fai a non schivare con le due alunne? No, pessima idea. Oh, grazie.
faccio danni veramente bassini, eh. Anche per essere duo. Perché leggo la chat mentre... Speravo di riuscire a intercettarlo. È piuttosto fissato questo attacco, eh. Si sente proprio a suo agio. Ma è saltato in loco? Che sta facendo? Sembra un Rathalos, porca miseria. The Cliffhanger, welcome back, grazie di cuore. Giorgio Casta, grazie. Che sta facendo? Sta schiantando così lui, senza motivo, nel... a caso. Ah no, non lo sta schiantando. Ehi. E gli ha messo anche il Blight d'acqua. Sono molto più bravi loro dei random, ragazzi. Molto più bravi loro dei random. Che poi c'è una combo infinita con le dual, devo impararla, eh? Questa cosina va fatta, cioè. Cosa che qua? Ce la facciamo a tagliargli la coda di questo passo. Ah, cosa ha funzionato attacco? Ah, invece sì! Non male? Posso? Sì che posso. Ok. Non gli rimane più niente a questo Bario. Questo potrebbe essere un cut perché sono stato avido, ma io sarò avido. Adesso mi interessa. Ne vale la pena. E ora non più. Onestamente è stata una bella caccia. Di quelle calme, di quelle non rapide o frettolose, diciamo. È stata una bella caccia. Gli abbiamo rotto tutte le parti. Zanne, ali, coda e catturato. Ci sta. Ci sta, dai. No. Sbagliato. Ok. Piacevole. Sì, ho perso gli shiny drop, è vero. Ma non credo faremo qualcosa del Bario. Oddio, forse le dual. Forse le dual. Forse le dual. Allora. Qualcuno mi vuole parlare. Abbiamo fatto la quest del follower. Ma carino. Il Barioth è ottimo per Crit Element. Ok. Ok, anche la Switch Axe è buona. Ottimo. Quindi insieme... Serve sempre tutto, è vero. Ma in live io mi distrago molto di più. Cioè io... Non sono neanche il tipo che fino all'endgame assoluto vende mai neanche un pezzo. Ma tendo viceversa a essere molto più distratto in live perché penso a tante, tante, tante cose in più, ovviamente. Allora. Ci siamo fatti la nostra caccia.
adesso siete i benvenuti. Allora, davvero? Non c'è nessuno? Molto strano. Spero che non ci siano problemi di rete. Sento passi, eh. Wow, wow, wow. Guardatevi. Mentre io sono qui a fare la trama e voi mi mostrate equipaggiamenti che non vedo l'ora di sviluppare. Siete bellissimi. Grazie di cuore. Stupende. Allora. Sand. Non mi metterò a lanciare flash. Decisamente non è il caso. Trama sì, ragazzi. Full trama. Almudron G. Andiamo a prendere qualcuno con cui fare male, sperando che i loro equipaggiamenti G non siano particolarmente troppo forti. Vabbè, sì, dai. Mi sa che dovrei decisamente riprendere il martello, però... Bailin, ragazzi, però...
Anche lui fa parecchio male che l'ha montato, me lo ricordo. Non riusciamo nemmeno a... mamma mia, ci ho messo un combattimento, papà. Il tempo che li raggiungo avranno sconfitto l'Armudron. Speriamo che questo sia il mio destino oggi. Ma cerchiamo di partecipare. Chaos, Nickfum, Theatherintum. Grazie, bentornati. 24, 20, 25 mesi. Guarda che belli, eh. Guarda che belli. Adoro vedervi combattere. Arriverò, ragazzi. Pensavo che stesse scappando. Il Magno Malo fa veramente male, ma questo no. Ma invece sì, ecco, fa la stessa cosa. Oh, me lo ricordavo bene. Me lo ricordavo bene. Addirittura le HBG. LGBG. Qualcuno è arrivato al punto in cui può usarle efficacemente. Lanciarlo contro un altro Blight. Andate tranquilli, ragazzi. Questa è la caccia di Monster Hunter in multiplayer, salvo cose endgame, quindi è il motivo per cui vi consiglio sempre di giocare da soli. Ma finché sono mostri che bene o male conosciamo, si può fare. Abbiamo già combattuto da soli per quasi 12 ore, quindi. Ce l'ho fatta a prenderlo! Adoro! Più che altro voglio imparare la combo infinita. Non ho idea di come si faccia e cosa la provochi. Esatto, finché sono mostri vecchi. Ci sta. Lo accetto. A posto. Queste sono le cacce da Monster Hunter avanzate. 4 minuti, cioè meno di 5 minuti. Bello. Abbiamo trovato la merda ancestrale. Nokutisu, welcome back. Leonardo, grazie di cuore. Landwin, bentornato anche a te. Allora. Ma in realtà sono blind su tutto in Sunbreak. In Sunbreak sono blind su tutto. Allora. Questo l'ho già preso, no? Ok. Ma com'è nuovo? Ma nuovo cosa è nuovo? Ah,
Ah, è lo Shogun, è vero! Stavo guardando, pensavo al Bariot. Pensavo al Bariot. Pensavo al Bariot. Vabbè, figurate, io stavo al Bariot con la testa. È vero, non è... Sì, questo è lo Shogun, c'era Tower. Vabbè, il fatto è che non è nuovo davvero. È nuovo in Sunbreak. Però avete ragione, possiamo farlo da soli. È un returning monster. Esatto. Però è vero, i mostri nuovi di Sunbreak, anche returning, le facciamo da soli. Ah, benvenuto chi sta arrivando. Beh, in realtà sapete che a me piace sempre giocare a Monster Hunter da solo, avete visto contro il Bariot. Però in questi momenti in cui si sta avanzando nella trama per cercare di portare un po' avanti il vario contenuto, mi diverte farvi partecipare. Poi è ovvio che voi da casa avete giocato di più e quindi siete messi leggermente meglio. Oh, questa è la mappa bellissima che andrò a esplorare. Ecco, questa è una delle cose che farò off screen. Andrò a esplorare le mappe nuove, le varie aree, l'accampamento. Guarda che carini questi. C'è già una cosa per ammazzarne 20, quindi non servirà adesso per calagarsi in questo, però. Li baffiamo? Non sono abbastanza forti, no? Ah, Water Strike! Qui la, no, la knockout threshold trap. No, peccato, non era una brutta mossa, ma messa così sì. Ok, questo non me l'aspettavo. Interessante utilizzarla, però. Non ci ho colto una volta, eh. Una. Minchia che danni fa, però. È un'arma completa fare l'attacco finale così. Come avete fatto? Ah, smart. No, che spreco. Volete proprio essere efficaci, eh? Mi piace proprio l'idea! E allora faccio anch'io! E allora faccio anch'io! Vogliamo giocare a fargli del male? Facciamogli del male! Senti che musica addirittura.
Adoro Prince Free in multiplayer, ovviamente. Stiamo menando male, eh? Però come vedete, siamo coordinati. Può essere catturato. Fantastici, ragazzi. Fantastici. Ok, allora mi metto in posa, se volete farvi una foto, poi se non ci sono altri giocatori continuiamo insieme, ma diamo la possibilità ad altri di giocare. Eccoci qua. La tisana. La tisana è giunta. Certo. Allora. Grazie ragazzi, siete stati meravigliosi. Vediamo che succede. Mambolo Strambo, grazie. 7 mesi. Bentornato. Ah, devo comprarmi il DLC, eh? Vediamo. È tornata l'armatura Barioth Figa, mi mancava, ottimo. E dai. Sento rumori, sento rumori. Wow. Benvenuti ragazzi, benvenuti. Oh, questo sarà interessante da fare insieme. Principalmente martello dual e switch blade, no, e switch axe. Dan Yeager, ti stiamo aspettando senza fretta.
Esiste. Sì, esiste. Sto aspettando che la quest possa partire, ragazzi. Sono in attesa di Dan Jaeger, che non sta agendo. Prendi la quest, Dan. E Cap Zavorra e Saya, accettatela. Confermatela. Definitevi pronti, fate qualcosa. Grazie. Mi dispiace, Dan. Non so che dire. Wow. Wow. Che bello il meteo qui. Il tramonto. O meglio, la luna rossa. Ah, è quasi da Malzino, no? Bellissimo. Voglio fare del male a questa creatura orribile. Oh. Va esplorata bene questa mappa, ma non ci ho fatto neanche un giro, eh. Ho solo combattuto, non ho davvero dato un'occhiata seria. Mi interessa seriamente farlo, perché oltre ad essere bellissima nasconderà tanti segreti. Oltre ad accampamenti e altre cosine. Ok. Ok. Big Bang Attack. Belli sti danni, su. E la testa è andata. Mazza che danni facciamo però. Non dico che sono da spadone, ma oh. Guardala. E l'abbiamo spaccata completamente. Fregato. Non sei un mostro nuovo, so fregarti, ragazzo. Anche voi sapete fregarlo, eh? Oh, merda. I danni.
No! Mazza che precisione! Grazie dell'aiuto, amici. Speravo di rompergli almeno il braccio, ma... Mazza, l'intera combo non ha colpito nulla. Queste ultime operazioni non sono state super smart. In questo gioco i mostri sono più tosti del solito perché il cacciatore è diventato velocissimo. Quindi i mostri devono essere in grado di risultare pericolosi anche dinanzi all'incredibile aumento di potere del cacciatore come personaggio. Per questo sono così aggressivi e incessanti. Bella combo. Oh, ci ho creduto fino alla fine. Ma la fine del Big Bang con 700 danni è tanta roba. Ah, inizio Master Rank, diciamo. Bravo Mike. Un po' meno adesso, molto meno bravo, ma... No! Ah, too late. Ah, non sono... Merda! Ho visto il proiettile! Non ho ricaricato le max potion, altrimenti ero sicuro, perdonatemi ragazzi. Ma ormai dovrebbe essere praticamente andato. Praticamente andato. Adrenaline Run. O meglio, come si chiamava? Fortify. Io qua non ho neanche un secondo accampamento. Ah, sta venendo catturato! La mia foto! È persa! Grazie, siete stati bravissimi. Sono belle fight, però. Stanno uscendo fuori belle fight. Si procede bene. Oh. Okay. I tre lord più il boss finale, diciamo. Alla fine si tratta sempre di... Ah, subspecies. Ok. No, in realtà il fatto è che tendiamo a... ad avere nelle storie di Monster Hunter spesso il ragionamento di input esterni che vanno a rendere più aggressive le creature. Ok. Continuate ad avvelenarvi. Tuttavia... la urgent non ci interessa. Dobbiamo
fare questa insieme. Che bello. Spider-Math, Yaruki, Arduino. Grazie. 2 anni in avvicinamento. Tier 1 per Spider-Math, grazie di cuore. 4 mesi per Yaruki. Master Rank 145-147. Ci si arriverà. Ci saremo, ci saremo. Wow, 3959. Sub goal raggiungibile, direi. Grazie ragazzi, di cuore. Ah, che bella questa arena, mi è sempre piaciuta questa mappa. Bello grosso lui, eh. Ah, non finirò mai prima che esca il Lucent. Però lo giocheremo il Lucent, porca miseria, non vedo l'ora. Pure la fortuna abbiamo ottenuto, grazie ragazzi. Andiamo dal Tomikadachi, amici! Uno dovrebbe aspettare che si ricaricano le cose, però vabbè. Siamo in 4, non credo sia necessario. Anzi, perdere tempo. Ammazza, ho fatto una perfect run praticamente qua. Ah no, non è vero, devo schiantarlo, non è una perfect run, sono un idiota. Vabbè. Sono un pirla, la perfect run era schiantare. Vabbè, lo facciamo dopo contro l'Anjanath. La mount del Toby è OP, fa un K accodata. Minchia. Complimenti. Non è stata proprio la mossa più smart, eh? Riot, Tasso, grazie. Oh, Darforn, grazie di cuore. Fede Maio. Ora ringraziato Fede Maio. Ok, ok. No, se, è che ero indeciso se volevano fare qualche bombing, slip bombing, eccetera. Come on.
fortissimo. Ah no, bravi. Mi sono preoccupato, ma siete stati bravi. Ok, it's Toby time. Le roar box durante le seal bind sono la storia della nostra vita, sì. Che succede qua? Che? Stanco? Albido! Attento! Come si impegna? Magnifici. Magnifici ragazzi. Ecco, con il doggo in primo piano. Addirittura il mentol, gem e mentol in una sola caccia. Va bene, ok. Ragazzi, siete stati stupende. Allora, mi metto in posa. Guarda che belli che siete. Con la maschera. Grazie ragazzi. Allora, Argosy. Take. Dai che si torna a fare il gameplay loop. Ma voglio proprio vedere il pezzo di Angenath G come potrebbe inserirsi. Perché io ho un pezzo di Angenath qua, vero? Infatti. Fatemi vedere. Fantastico. Le voglio vedere poi le abilità, è solo che non lo facciamo adesso. Ah, la Dober G deve essere interessante. Non era mica male. Eccola l'attack boost. Skull Angenath. Ok. Attack boost 2, 3, 1, 1. Angenath Mental. Perché invece quella... è la stessa cosa peggiore. Ottimo. 4, 1, 1. Special. Ah, sì, sì. Yes. Anzi no. Upgrade armor, master rank, Angenath X. Boom. No. Ok. E facciamo set, allora, set decorations. Critical, grinder. Ok.
E faccio. Allora aspettate, non è che. Io non posso craftarmi un critical 4, non credo neanche che esista. Presto, comunque. Però posso. Sono forti queste cose, eh. Queste cose sono veramente forti. E ho anche decorazioni sul martello da mettere, è vero. Sapete che quasi quasi. Quasi quasi. Allora, charger immediatamente. Defense. Ce ne facciamo un po'. Vivid Extender sacro. E Hard Defense ne faccio una. Adamant Jewel, cavolo. Ne ho pochi, eh. Vediamo un po', perché se mi faccio questo posso, vediamo un po'. Io ho questo Thunderous che ha Stamina Thief 2. E Constitution. E quasi quasi adesso mi metto Thunderous Talisman. Questo. Metto set deco. Oh, finalmente mi faccio i set a modo mio. Critical, critical. Poi qua metto charger, defense, defense, hard defense, defense, defense. Ah, il rampage dovrò attaccare, vero? Ma mica è male così, eh? Mica è male così. Defense boost 7 finché non c'è, finché si cerca di fare le cose in un certo modo da soli. Allora. Ah, è vero, anche. È vero, anche loro che possono evolvere. Ho fatto quelli G apposta. Allora. Aspettate, eh. Porca miseria, mi stanno impicciando. Quindi facciamo una cosa. Volevo fare. Le altre. Volevo fare le due cacce. Volevo fare le due cacce. Cioè, la live sarebbe finita perfettamente. Con il. Lo Shogun e la
subspecies dell'aurora, ma Somnankant. Ma devo scappare. Aver cominciato prima la live è stato un miracolo, perché non mi aspettavo l'imprevisto. Cavolo. E allora facciamo così. Upgrade. Ingot. Potenzio. Equip now. Ok. Vediamo un po'. Set deco. Poi non ho più speed sharpening. Ma si può fare stamina thief 3. Vediamo un po' se. Dai, bello così. In realtà è un bel finale di live comunque, perché abbiamo creato una nuova build insieme. Ma battitore non è così fondamentale in singolo. Se no possiamo mettere speed. Ma speed sharpening con questo martello non serve. Non durante la trama almeno. Ma ragazzi, io purtroppo sono costretto a scappare. E non di meno, grazie di tutto. E sono state comunque quasi 2 ore, ma ci teniamo aggiornati. A presto, ragazzi. Grazie di cuore del supporto gigantesco. Avremmo raggiunto l'hype train sicuramente se avessi continuato, ma non posso. Avete creato un supporto meraviglioso. Simo e Fake, benvenuti. Citrello di mare, grazie anche a te, Pinco Ponco, grazie di cuore. Scappo, perdonatemi. I'll be back.